catastrofico. Un possibile sisma di magnitudo 6.4 nell'Alto Mugello, come quello che colpì Vicchio nel 1919. È l'esercitazione della protezione civile coordinata con la prefettura e la città metropolitana di Firenze per attestare la capacità di intervento di tutte le forze in campo e fronteggiare al meglio gli effetti di un possibile sisma. I comuni coinvolti dall'esercitazione sono stati Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. La simulazione ha previsto crolli di edifici sulle strade provinciali con il blocco della viabilità, una situazione monitorata dal Centro Operativo Fiorentino della Protezione Civile. Un progetto molto particolare, che è quello di creare delle comunità resilienti in un territorio come quello dei comuni di Palazzuolo, Marradi e Firenzuola, che in caso di evento sarebbe sottoposto a un totale isolamento, soprattutto nelle prime ore post evento. Ricordiamo che le prime ore post evento sono quelle più importanti anche per la salvaguardia della vita umana, per il recupero delle persone da sotto le macerie e per il soccorso ai feriti. Sono stati infatti creati 3 cantieri esercitativi, uno per ogni comune, per seguire le criticità specifiche di ogni territorio. Hanno partecipato anche 50 figuranti appartenenti alla Croce Rossa, che hanno finto di essere la popolazione colpita dal sisma. La risposta è assolutamente soddisfacente come procedura, perché l'attivazione è stata rapida, è stata quasi immediata, soprattutto nelle zone dove già è presente un'entità di protezione civile, ma anche nelle altre zone così continua a procedere con estrema efficacia. Come ogni sabato è il momento della